Siano lodati Gesù e Maria. Il tema di questa 17ª domenica del tempo ordinario, fratelli e sorelle carissimi, tra l'altro molto facilmente comprensibile, è quello della preghiera. Oggi la liturgia della Chiesa vuole farci riflettere non solo sull'importanza, ma sul primato che la preghiera deve avere nella vita del cristiano. Qualcuno ha autorevolmente detto: la vita di un cristiano vale tanto quanto vale la sua preghiera. Quindi senza preghiera la vita cristiana non c'è. E la preghiera, come anche recentemente lo stesso Papa Francesco ci ha ricordato, non è semplicemente un supplicare e dire tante preghiere, ma entrare in un rapporto profondo, intimo e personale con Dio, da amico a amico, da figlio a padre. Noi abbiamo anzitutto la presentazione di due esempi di preghiera. Uno, nella prima lettura abbiamo visto Abramo che intercede per le città peccatrici, Sodoma e Gomorra. Penso che tutti sappiate, insomma, la sentina di peccati che c'erano in queste città famose. E attenzione che il Vangelo comincia con il presentarci Gesù che prega. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Nel Vangelo secondo Luca, che quest'anno ha partecipato agli incontri biblici sul Vangelo di Luca, lo ricorderà, Luca tante volte sottolinea e mostra quanto Gesù pregasse durante la vita pubblica. Cioè Gesù ha pregato e ha pregato tanto, prega in questa circostanza, passa la notte in preghiera prima di scegliere 12 apostoli, e San Luca è quello che più degli altri sottolinea la preghiera di Gesù all'orto degli ulivi prima della passione. L'unico che ci dice, per esempio, che all'interno di quella preghiera sofferta da parte di Gesù ha addirittura sudato sangue, è l'unico evangelista che dà questo particolare. Quindi è un punto fondamentale nel Vangelo di San Luca. La prima domanda che sorge è, ma me la devo pure io, ci rendiamo conto che Gesù Cristo nostro Signore era anzitutto un uomo di preghiera? Ma non ci sorge spontanea una domanda: chi è Gesù Cristo? Gesù Cristo, ci crediamo tutti quanti che è Dio, se stiamo qui dentro in questa chiesa. E come mai che prega? Ha bisogno il figlio di Dio fatto uomo di pregare? Se pregava, vuol dire che questa era una cosa necessaria, anche perché doveva darci l'esempio, capite? Se Gesù ha pregato, e a quanto ci dicono i Vangeli ha pregato tanto, e era santo, senza peccato e uguale al Padre, onnipotente come Lui, immaginiamo quanto dobbiamo pregare noi, che non siamo Dio, siamo poveri, siamo deboli e siamo peccatori. Quindi Gesù è colui che anzitutto pregava. Addirittura alcuni passi del Vangelo ci dicono che l'andavano a cercare, ma Lui si alzava la mattina prestissimo, quando era ancora buio, si ritirava in preghiera e non cominciava la giornata prima di aver dedicato molto tempo alla preghiera. E se qualcuno andava a disturbare, dice: aspetta un attimo, quindi in questi momenti io non ci sono, dopo sono tutto per voi. Capite? Quindi questo ci dà, perché l'esempio è sempre molto più importante di tante parole. Quindi Gesù non ha soltanto insegnato a pregare come poi ha fatto, perché il migliore insegnamento lo si dà dando il buon esempio. Non può qualcuno dire pregate, 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 se poi non prega mai, anche se è un prete, anche se è un vescovo, capite? Cioè, se una parrocchia non vede mai il proprio pastore in preghiera, è un problema, non è una cosa bella. Io lo so che tanti miei confratelli, anche io, tante volte preferiamo stare tranquilli, isolati, quindi non pregare in presenza di altre persone per avere un pochino più, come dire, di raccoglimento personale, ma è bene che almeno qualche volta le comunità trovino il sacerdote che prega, che lo vedano, non perché devono pensare chissà cosa, ma perché, cioè, non si può parlare di preghiera se non si prega, capite? Se io vengo a dire: guardate, dovete pregare, bisogna dire rosario, voi non avete mai sentito dirmi rosario da quando sto qui, uno dice: se donna, comincia a pregarlo tu, che poi lo preghiamo con te, capite? Quindi è sempre fondamentale dare prima l'esempio e poi la parola. Abbiamo poi l'episodio di Abramo. Abramo era l'amico di Dio. Allora Abramo, allora a Sodoma, tanto perché a Sodoma e Gomorra era andato a vivere suo nipote Lot. Allora, avete visto
è simpatica la prima lettura, no? A un certo punto Dio vede tutti quanti i peccati che si moltiplicavano in queste città, dopo vi dico la fine che hanno fatto queste città, e Abramo comincia a pregare, fa una preghiera di intercessione, no? Dice: guarda Signore mio, fermate prima di distruggerli, guarda che forse ci saranno 50 giusti. E Dio, vedete come Dio ascolta la preghiera dei suoi amici, dice: ci saranno 50 giusti? Se ce li trovo io non li distruggo. Solo che poi Abramo comincia a pensarci bene, dice, per lui sapeva che c'era il nipote, ma forse ce ne stanno 45, avete visto, 45, 40, 35, 30, 20, 10, alla fine siamo arrivati a 10, ma qual è il problema? Che purtroppo solo ancora ce ne stava, ce stava soltanto Lot. A un certo punto Dio avverte Lot, dice: esci da questa città perché sta per venire il finimondo, e Lot fa appena in tempo a uscire, prima che è caduto fuoco dal cielo a distruggere completamente queste città, e la moglie di Lot e di Lot si è girata a guardare le rovine incendiate di Sodoma e Gomorra, ci dice la Genesi, è diventata una statua di sale. Quindi capite, no? Insomma, quindi erano posti abbastanza complicati. E guardate che se uno va in Terra Santa, Sodoma e Gomorra noi sappiamo dove sorgevano, erano molto molto vicine alla zona del Mar Morto. Nel posto dove sorgevano queste città non ci cresce più manco un filo d'erba, zero. Sono passati 4.000 anni da queste cose, proprio c'è lo squallore e il deserto totale. Voi sapete che Sodoma e Gomorra sono un emblema, no? L'emblema di chi va contro Dio, non soltanto va contro Dio, ma va contro Dio ostinatamente, sfacciatamente, senza nessuna forma di ripentimento, capite? Che è proprio l'immagine, l'emblema non tanto del peccatore, perché il peccatore c'ha sempre una possibilità di salvezza, basta che ricorra alla Divina Misericordia, ma solo l'emblema del peccatore impenitente e ostinato, quindi che va incontro allo sfracellamento, alla rovina, neanche la preghiera del giusto da salvare. Però l'insegnamento di questa prima lettura è che Dio stava ascoltando la preghiera del giusto, quindi la preghiera di un cristiano, di una persona che vive in grazia, anche quando prega per il prossimo davanti a Dio, purché sia insistente. Qui c'è un richiamo alla parabola del Vangelo, che poi approfondirò nell'omelia della messa di domani. La preghiera insistente, la preghiera perseverante, la preghiera invadente. Quindi molta gente mi dice: oh, no, io mi sono stancato di pregare, c'è questa situazione, ho chiesto tante volte, Signore, la grazia ancora non me l'ha fatta, poi non prego più. Dico: e se non puoi pregare più, padronissimo. Però noi non possiamo sapere quante preghiere vuole il Signore prima che ci conceda una grazia. Vi racconto un fatto storico, questo è storia della Chiesa, voi tutti quanti conosciamo almeno di nome il grande Sant'Agostino, no? grande padre della Chiesa Latina, uno dei più grandi santi, dei più grandi filosofi, dei più grandi scrittori che la storia ci abbia avuto. Sant'Agostino, sapete che è stato battezzato a oltre 30 anni? Non era battezzato perché la mamma era cristiana, ma il papà era pagano e lui non era stato battezzato. La mamma ci aveva provato a passargli un pochino di fede, ma non c'era tanto riuscire. Che faceva la mamma? Tutti i santi giorni andava a messa e tutti i santi giorni in ginocchio pregava per la conversione del figlio. Quanto tempo è durata sta storia? 30 anni. Se Santa Monica è arrivata a 20 anni, 25 anni, quando già Agostino era un uomo di successo, mezzo scapestrato, aveva già fatto un figlio in giro con Sasaki, sappiamo il nome del figlio di Sant'Agostino prima che si convertisse, che si chiamava Diodato, se lui dice: vabbè, ormai mio figlio, basta, non ci sta più niente da fare, forse non avremmo avuto Sant'Agostino. Quindi la conversione di Sant'Agostino, tra virgolette, costava 30 anni di preghiera della madre, capite? Quindi attenzione prima di dire che Dio non ascolta la mia preghiera. Un ultimo punto di riflessione prima di chiudere. Il Salmo responsoriale, molto bello, sarebbe veramente da dedicarci un'intera omelia. A un certo punto ha detto queste cose che ci fa capire perché la preghiera è così importante e così gradita dinanzi a Dio. A un certo punto il Salmo dice: «Eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile, il superbo invece lo riconosce da lontano». Chi è che prega? Pregano le persone umili. E chi è l'umile? L'umile è semplicemente una persona che riconosce la propria miseria, la propria incapacità di fare da sé o di fare da solo, e il bisogno che ha dell'aiuto del Signore, e non ha paura di chiederlo, anzi lo chiede. Chi è il superbo? Il superbo è quello che dice: ah no, a me non mi serve, a me non mi occorre, io faccio da solo, a me Dio non serve.
Voi sapete che tra noi confratelli ogni tanto ci parliamo di tante cose, ci siamo raccontati recentemente in un colloquio una cosa molto brutta e stavamo condividendo un pochino le esperienze delle benedizioni delle case, no? I sacerdoti che grazie a Dio ancora fanno questa cosa. E ultimamente sta cambiando un pochino il clima, perché lo sapete che alcune case dove si suona non aprono, ma non è che non aprono perché sono testimoni di Geova, i classici, insomma, o perché sono proprio non ci credono. Sapete che cosa rispondono ad alcuni sacerdoti? Mi sei venuto a benedire la casa? Io non c'ho bisogno. È una risposta bruttissima. Non è bruttissima perché è offensiva nei confronti del sacerdote. I sacerdoti sono abituati, insomma, no? A Gesù lo trattavano abbastanza malamente, quindi non è un problema. Ma cosa c'è dentro un cuore che dice io non c'ho bisogno? C'è la superbia. Tu pensi di poter vivere per conto tuo senza l'aiuto, la benedizione di Dio, capito? Cioè, la benedizione della casa che te costa? Le benedizioni nelle case, così come gli altri sacramenti, non si pagano, eh. C'è qualcuno che a volte ha paura, mi ricordo in passato, di aprire la porta di casa perché dice se te entra benedì la casa gli devi dare l'offerta. Non devi dare nessuna offerta. Te porta la benedizione dentro la casa, te la benedice, te sparge un po' d'acqua santa, ti saluta e poi va via. Non costa niente, non c'è niente, capite? Quindi non bisogna avere, però c'è qualcuno che dice io non ho bisogno. Una cosa brutta questa qui, un segnale preoccupante di questi nostri tempi dove la superbia dilaga. Il mondo di oggi molto spesso ha estromesso nostro Signore, pensando di poter fare senza di Lui, di poter fare a meno di Lui. E stiamo tutti quanti vedendo che belle società, belle chiaramente società è un'espressione ironica, che stiamo costruendo società di mezzi matti, depressi, a volte alienati, e dove si fanno delle cose veramente inqualificabili, comprese anche le recenti soppressioni di vite. La voglia il Papa a dire e a cercare con tutta l'umiltà e la carità di cui è capace di fermarsi e di fare qualcosa, ma purtroppo si continua a camminare verso orizzonti e verso sentieri di morte, perché un mondo senza Dio non ha altra sorte che questo. Staccarsi da Lui significa andare incontro al suicidio singolo e di massa. Ecco, l'umile sta vicino al Signore, accoglie le sue grazie, non ha paura di chiedergli aiuto e chiedendo e bussando alla porta del suo cuore sa di ricevere da Dio tutte le grazie e le benedizioni che sono necessarie per sé, per i propri cari e per tutte quante le persone per le quali prega. Faccia di noi, di ciascuno di noi, il Signore, degli uomini e delle donne di preghiera, che sanno e comprendono l'importanza della preghiera e che imparano piano piano veramente a pregare. Siamo lodati Gesù e Maria.